Buonasera, buonanotte cari amici di Rai 1, applausi al teatro a chi lo fa, a chi lo ama, a chi lo vede e anche a chi lo critica. E come ogni domenica notte, ma questa è una domenica speciale perché siamo a Napoli, applausi anche all'arte. Siamo a Napoli e siamo con Lina Sastri, che da qualche giorno è qui proprio a Napoli, la sua Napoli, a fare che cosa, Lina? A fare al Teatro Diana di Napoli uno spettacolo che si chiama Pensieri all'improvviso, che è poesia in musica. C'è la musica, naturalmente, come ci sono 5-6 musicisti, c'è un danzatore e c'è la poesia sia la mia, perché il titolo si ispira a poesia all'improvviso, a pensieri all'improvviso che sono mie poesie che ho scritto, però c'è la poesia di Eduardo, la poesia di Merini, la Ecco, poesia di Leopardi, c'è la questa è poesia. solo una brevissima anteprima, poi ci racconterà tutto, ma D'accordo. stando a Napoli, prima di dare appuntamento ai nostri amici per parlare con lei, ma non solo con Lina Sasti, altri attori bravi che amano Napoli, lei ci deve dire Napoli è il teatro è Napoli e Lina Sasti, nonostante i vigili del fuoco, ma siamo ovviamente all'aperto. Allora, il teatro Napoli e Lina Sastri. Oh mamma mia, Brevemente. beh, brevemente è Ma poi ne parliamo difficilissimo. tra poco. Beh, il teatro è un po' come questo mezzo che è passato adesso, una specie di sirena, cioè il teatro è a Napoli la vita. Napoli vive molto il teatro. Si è sempre detto erroneamente e retoricamente che tutti i napoletani sono attori, non è vero. Però diciamo che la nostra cultura si è espressa nel teatro in tutto il mondo, per fortuna. Abbiamo modo di parlarne. Tra poco vi Tra aspettiamo, poco. anche questa notte. Applausi al teatro, a chi lo fa, a chi lo ama, a chi lo vede e anche a chi lo critica. Parleremo anche di arte. Tra poco con Lina Sastri e non solo. Buonasera, buonanotte cari amici di Rai 1, applausi al teatro, a chi lo fa, a chi lo ama, a chi lo vede e anche a chi lo critica. Parleremo ovviamente come ogni domenica notte, ma questa notte siamo a Napoli all'aperto, parleremo anche di arte. Lina Sastri a Napoli, sapete che sta facendo Lina Sastri nella sua Napoli? Pensieri all'improvviso, poesia in musica. Un pensiero all'improvviso, Lina, prima di lanciare la sigla. Beh, che la poesia è necessaria, che abbiamo bisogno forse di poesia e di bellezza. Lo facciamo al Teatro Diana dall'11 al 27 ottobre, questo spettacolo. E con la musica e la poesia credo di arrivare all'emozione per la gente. Spero, spero, questo è il pensiero all'improvviso stasera. Napoli più musica o più poesia? Tutte Tutte e due. e due. Tutte e Quanta due. musica e quanta poesia? In In percentuale? percentuale, si fa per dire Possiamo ovviamente. fare 60% musica e 40% poesia. Lei ha cominciato a Secondo fare teatro proprio qui a Napoli, me. nella sua Sì, ho Napoli? cominciato nella mia città quando ero molto 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 giovane, tantissimi anni fa, in un piccolo teatro, in un piccolo quartiere e poi da qui sono partita con Edoardo, il mio primo maestro per mia fortuna. E sono andata a Roma come se andassi a Mosca. E poi è ritornata a Napoli, perché in questi giorni è a Sì. Napoli, appunto. Sì, ma sai, a Napoli si torna sempre, a parte che Napoli in questo momento vive un momento straordinario di rinascimento, meraviglioso, ed è una città unica e straordinaria. Infatti non a caso tutti quelli che ci arrivano rimangono abbagliati, abbagliati dalla cucina, dalla bellezza, dai profumi, dai colori, dalla cultura, dall'arte. Non si sa più che cosa dire di questa città, ma parla da sola, non ne devo Ora parlare noi lanciamo la sigla e poi lei ci deve raccontare, se vuole, tutto il suo percorso teatrale da Napoli ai giorni nostri, da Napoli a pensieri all'improvviso. all'improvviso. La sigla, ci vediamo tra un attimo. Ecco la sigla. Allora, Linia, da dove vogliamo cominciare? Da Napoli di qualche anno fa, quando lei ha cominciato, o dai giorni nostri e andiamo indietro? Giorni Io nostri, comincerei dai giorni nostri, dai mi giorni sembra più nostri. interessante. Lei Allora, è già da qualche giorno, ovviamente, qui sì, a Napoli, pensieri all'improvviso. all'improvviso. È un suo spettacolo È questo? uno dei, sì, è l'ultimo nato, diciamo. Io faccio il mio teatro canzone da tanto tempo. Teatro canzone. Teatro canzone, non so come definirlo, ma insomma, diciamo quando la musica diventa teatro, ecco, e ho fatto vari spettacoli in tutto il mondo. Il primo è stato Cuore mio, poi Corpo Celeste, poi Lina Polina, poi Per la strada.
Appunti di viaggio, che è lo spettacolo che tuttora è anche in tour, oltre a questo, perché è quello più fortunato, in cui parlo liberamente alla gente, con amore, del mio percorso artistico, senza copione. E c'è la musica, ci sono i miei musicisti in scena, c'è la musica napoletana e non solo, anche del mondo. Un passo dopo, ecco, è arrivato Pensieri all'improvviso, che adesso stiamo facendo da qualche giorno al Teatro Diana, e resteremo qui a Napoli nel Teatro Diana fino al 27 di ottobre. E un passo dopo, mentre in Appunti di viaggio parlavo dell'artista, degli incontri, Edoardo, Baroni Griffi, il cinema, eccetera, eccetera, qui parlo proprio della donna, con un po' di coraggio, non senza pudore, ma con un po' di coraggio, con sincerità, perché c'è la poesia, quella che ho scritto io, c'è un libretto, Pensieri all'improvviso, che ha ispirato il titolo, che infatti sono pensieri all'improvviso, sono pensieri che arrivano e che io annoto su foglietti e non correggo, per questo all'improvviso. Ma che arrivano nella sua vita di oggi, nella sua vita di ieri, che sono arrivati Sono arrivati da sempre, io ho scritto, sono arrivati, non sono tutti, naturalmente ho scelto, certo. Non potevo, insomma, non ho 15 anni. No, ce ne sono tanti che sono arrivati nel tempo, per cui il percorso è un regalo in questo pensiero all'improvviso, un passo dopo Appunti di viaggio, è la donna, è la persona, quindi c'è la bellezza della poesia raccontata, c'è l'amore nelle poesie e nella musica, c'è la ferita d'amore e la nostalgia d'amore nelle poesie e nella musica, c'è il mare che per me, che sono nata a Napoli, è vita, è tutto, è sogno, sempre nella poesia e nella musica, c'è l'etica, l'amore per la mia terra, per il mio popolo, quindi anche l'etica, la socialità, il tema sociale, c'è il tempo, che per me non esiste, ma che in qualche modo scandisce, no? Nel suo non esistere, l'età della vita. Quindi è un regalare sinceramente l'anima mia. Ma quindi è anche uno spettacolo un po' autobiografico, molto autobiografico. Qualsiasi spettacolo lo è. Io penso che un quadro di un pittore o un romanzo o che ne so, un film o una poesia in questo caso, sono sempre in parte autobiografici. Qui c'è la mia poesia, quindi chiaramente è autobiografica, ma c'è anche la poesia di Edoardo, di Mirini, di Leopardi. C'è la musica, non quella tradizionale napoletana che ho sempre cantato qui, c'è quella dei poeti, perché parliamo di poesia. La poesia è l'essenza, è la visione sintetica della vita. Infatti il sottotitolo è Poesia in musica. Esatto. E c'è per esempio Pino Daniele, che era un poeta, secondo me. C'è De Gregori, c'è De André, c'è Dalla, c'è Fossati, c'è la scelta qua e là, non di tutti, insomma, di alcuni amici poeti e di altri che non ho mai cantato. È un mondo musicalmente nuovo per me. Musicalmente nuovo. Mentre Napoli, cos'è per lei? Napoli è la terra mia. Mi ha dato tutto Napoli. Lei ha cominciato a fare teatro, dicevamo, proprio a Napoli? Sì, sì, qua sono nata, quindi non poteva che essere qua. Dove è nata? Qua. Qui siamo sul lungomare. No, di qui via siamo Caracciolo. In un posto meraviglioso, questo è via Caracciolo, poi prosegue con Mergellina, questo è uno dei posti più belli della città. Se voi vi immaginate che venendo dal centro di una città, cioè da una piazza animata, la folla, i negozi, poi giri l'angolo e ti ritrovi qua. Cioè, è una magia. Non si può raccontare, è una magia, perché non è che ci devi arrivare, sta dentro la città, il mare, il golfo, la bellezza, stanno dentro la città, questa città piena di gente, di caos. Io sono nata nel centro storico a Porta Capuana, quindi a Via degli Zingari precisamente, quindi in una zona popolare e malinconica, che ha conservato tutt'oggi di Napoli questa specie di, un po' vicina al quartiere dell'Amica Geniale, ecco, dico l'Amica Geniale perché molti l'hanno vista o letta e sanno di che cosa certo. Parlo, che è un mondo napoletano più leggero di quello che conosciamo adesso. E non sapevo cos'era il teatro, non pensavo mai di fare l'attrice, molto timida, molto chiusa dentro di me, castigando la mia vita e anche la mia bellezza di allora. Quindi la sua prima esperienza, diciamo, professionale è stato proprio il teatro? È stato il teatro, sì, assolutamente. Prima un teatrino di un quartiere napoletano,
La buffa storia di Capitan Facassa, mi ricordo che era una commedia dell'arte. Lei era ragazzina? Ero ragazzina, cioè avevo 17 anni. Poi me ne andai e ci fu Masaniello, che però Masaniello era a Napoli, lo facemmo poi a Napoli, senza microfoni, senza scarpe, senza era soldi. Era quel Masaniello di Rigillo, il con Masaniello, regia di Pugliese, musiche di Roberto De Simone, Rigillo, protagonista, e Angela Pagano. Io ero una ragazzina, spingevo i carrelli e cantavo un inno alla Madonna del Carmine, scritto da Roberto De Simone. Ecco, cominciai anche lì col canto, fu un caso, ma non pensando mai di fare la cantante, assolutamente, tuttora è una cosa strana per me, resto attrice, interprete. E poi da lì tante esperienze di teatro di ricerca, perché allora parliamo di fine anni 70, c'era il teatro di ricerca, fino ad arrivare al teatro vero, quello con le poltrone, quello col sipario, quello di Eduardo. Non sapevo allora, giovane com'ero, l'importanza che avrebbe poi avuto nella mia vita il grande Eduardo, che anche adesso me lo porto dietro, anche in Pensieri all'improvviso ci sta. Ecco, e l'importanza invece del teatro? È la mia vita, è la mia casa. Che poi è arrivato il cinema, la poi televisione. Poi è arrivato il cinema, poi è arrivata, ecco, la televisione, parliamo di teatro, è arrivata la musica. L'importanza del teatro, insomma, come il teatro ha inciso sulla sua crescita di donna e di professionista insieme? Beh, diciamo che il teatro mi ha formata. Io sono cresciuta, perché ero talmente giovane, sono cresciuta nel teatro e ho avuto in fondo la fortuna intanto di avere grandi maestri come Eduardo, come Patroni Griffi, come poi dopo Armando Pugliese ed altri, ma cominciando da poco, cominciando dal nulla, nel Sindaco Lorione Sanità di Eduardo io facevo la comparsa. Non parlavo proprio. Poi lui mi ha scritto una battuta, poi me ne ha scritto un'altra, poi piano piano ho conquistato palmo a palmo, come in una battaglia, il mio piccolo campo. Ecco, e ecco. Tra poco su quella sedia si siederà Massimiliano Gallo. Lei adoro. Parlava del Sindaco di Lione Sanità, che è stato uno degli interpreti proprio di questo film di Mario Martone. Il Sindaco di Lione Sanità, che cosa le ricorda? Lei faceva poco in questo... Facevo la comparsa. La comparsa. Mi ricorda una sera, l'ho raccontato, che è un aneddoto ma è la verità, io facevo la comparsa e non parlavo. E quindi entravo alla fine del terzo atto, quando il sindaco parla, ha invitato tutti, prima di morire, alla sua tavola, anche nel film c'è questa cena, dove ha invitato anche i piccoli delinquentelli che sono andati da lui. E i piccoli delinquentelli nella commedia portano anche le loro ragazze. Io ero la ragazza di uno dei piccoli delinquentelli, muta perché non parlante, comparsa. E Eduardo, che allora era un signore che quando tu facevi le cose ambientate, diciamo nell'epoca moderna, anche se non era questa che l'epoca, sceglieva i tuoi vestiti, li portavi tu, le cose giuste, e lui sceglieva quello giusto per te. A me, che dovevo fare un po' la puttanella, poveraccia, insomma, di un piccolo camorrista dell'epoca, mi fece mettere un piccolo vestitino rosso molto corto, e io mi vergognavo assai con questo vestitino, e poi dovevo essere molto truccata, un po' volgare, con orecchini, insomma dovevo essere volgare, perché era così il personaggio. Io ero molto giovane, ancora non riuscivo a dividere me stessa dal personaggio, quindi una sera non me li misi, questi orecchini, queste collane, non mi truccai pesante, pensando, tanto chi mi vede, sono l'ultima della fila, sto quasi in quinta, non parlo. E il grande Eduardo, durante il suo discorso di sindaco, parlando con tutti e dicendo sono contento di vedervi qui a cena con me, guardandomi proprio dritta negli occhi, disse sono contento che siete venuti con le vostre ragazze questa sera, vedo che si sono messi gli orecchini, le collane, e mi insegnò, senza dirlo, che in teatro si vede tutto. In teatro si vede tutto, cioè? Cioè che ogni più piccolo gesto, un passo, un gesto che ti sembra non importante, non rilevante, una pausa, un girare la testa in un modo piuttosto che in un altro, si vede. Si vede perché il teatro ingigantisce, è una magia, ingigantisce l'emozione. Ecco perché tu puoi essere bellissimo nella vita e se non hai una tua verità artistica, forse in teatro non sarai bello. O puoi essere brutto e diventare su quel palcoscenico bello perché esprimi un'emozione che arriverà giù. Ecco, se lei è com'è,
anche sotto il profilo strettamente teatrale, non sì. cinematografico, televisivo o di fiction, quanto deve a Napoli, da dove siamo questa notte, alla sua città? Insomma, quanta Napoli c'è in questo suo percorso artistico? Beh, nel mio percorso artistico, ripeto, devo tutto a Napoli. Napoli mi ha dato tutto, in teatro, in cinema. Ivan da Pigone, il primo Davide Donatello, era Napoli. In musica, quella che io porto in tutto il mondo, è Napoli. È come mia madre, Napoli. La lingua, la imprevedibilità, l'intelligenza di una città che è abituata alla velocità, quindi a capire tutto subito. Devo assolutamente tutto a Napoli. Ritorniamo a Pensieri all'improvviso. Un pensiero che lei regala agli spettatori che vengono a vederla. Un pensiero? Di fronte a quella telecamera. Un Oddio pensiero, mio. Un una pensiero delle all'improvviso di notte da via Caracciolo, da Napoli, con Lina Sastri. La prima poesia che dico, sì. che scrissi tantissimi anni fa, e lo racconto perché la dissi a Edoardo, e lui mi ricette pure oggi scritte la poesia. Pensate a quanta umiltà aveva Edoardo. Era proprio questa, era saluto, anima da voce in luce, e date una piada a sti capire che mi pare una pazza. Due farfalle volavano proprio oggi insieme, azzeccate. Si appiccicavano, facevano amore. Forse erano spazze sconosciute, l'una all'altra, e poi, per caso o malattie, si sono incontrate. È stato vinto, sempre stranissimo, con farfalle e capire. Lina, si dicono più bugie nella vita di tutti i giorni o si recitano più bugie a teatro? O a teatro si dice solo e soltanto la verità? Ecco. Assolutamente solo la verità. Cioè? Non la puoi dire una bugia perché il pubblico se ne accorge. Io ho fatto teatro perché potevo dire la verità. È così. È così. Questo spettacolo da Napoli poi andrà in giro per l'Italia. Sì, poi farà un tour, però poi riprenderemo il tour di Appunti di Viaggio. Che è un altro spettacolo. Che è un altro spettacolo, sempre in musica, però dove c'è l'artista, Lina Sastri, la citazione di Edoardo, Filumena, la musica tradizionale. Qui c'è l'anima più segreta, più difficile forse, più misteriosa. Ora io le faccio vedere delle immagini che lei già sa, che sono raccolte in un DVD che riguardano proprio lo spettacolo. Vediamole, vediamo di cosa si tratta e poi sentiamo le sue sensazioni quando lei rivede se stessa su di un palcoscenico. Intanto vediamo. Un gestale più rosa, un gestale più spiro, uscita una mattina e il cagno tutto con. Cagno colore a strada, a lumento niente che tale qua. Ai, 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 vita mia, dietro andare sta croce, nasce mia esavia. Lei si rivede mai? No. No. Paura, no, perché ho dei problemi seri quando mi guardo, quando mi vedo, perché non va bene mai. Vorrei sempre cambiare tutto. Adesso, per esempio, se io mi rivedessi in questo momento ti direi ma no, ma la luce non va bene, ma mi devo spostare. Insomma, no, evito perché so che è un momento che non si può cambiare. Come una fotografia, rimane lì. E io la cambierei sempre. Ma si piace o non si piace? No, anche quando non si rivede, insomma, lei si piace, Lina Sastri, sul palcoscenico, si piace o no? Certe volte per qualche breve attimo succede di sì, ma veramente un breve attimo. Di solito ho una gran paura e di solito sento l'errore, quello che poteva essere, che non è, insomma, sono molto molto critica, diciamo, nei confronti di me stessa. E il rapporto con il pubblico, perché il teatro è l'unico linguaggio d'amore nel quale di fronte c'è il pubblico. È meraviglioso perché io sono libera sul palcoscenico, sono quella che nella vita non riesco a essere. E allora lì posso veramente essere io, lì veramente credo che uno mi conosce.
perché non, sul palcoscenico ho una libertà che nella vita non ho, ed è un atto d'amore con il pubblico, devo dire, spesso o quasi sempre, per mia fortuna, ricambiato. Intanto in bocca al lupo. Crepi il lupo. Altri